padre che hai fatto parlare Fabio e Angelo si è doppiato, ma non era la voce d'Angelo, era la voce del papà che stava parlando con il suo figliolo, che è il figliolo suo marito, ma è tornato all'anile. Padre, ti volevo dire, il grande figlio di ungerlo con il tuo olio, benedetto padre, con il tuo balsamo d'amore, padre, lavalo, sbiancalo, fallo rinascere, non è perduto. Non è perduto, lui crede che sia perso, ma non è perso. Basta che lui si inchina a te, padre, e togli quel po' di ghiaccio che c'è dentro, perché dentro lui ha soltanto un po' di amaretto, un po' di ghiaccio, si sente perso, si sente solo, ma non è solo, non è solo, perché tu ci stai sempre vicino a lui, padre. Fagli capire che tu non hai mai lasciato la mano, è lui che ti ha lasciato la tua. Ma tu riprendi, padre, tu dici. E due tre parlano di me, io sto già lì con voi, e tu ci sei. Appena aperto la live, ci entri subito, padre, dentro. Metto Santo Spirito, padre. Ti prego di prendere quella pecorella smarrita, padre, portala all'ubico, padre. Prendi il nostro profeta, padre, riscaldalo. Affinché non si può più sentire solo. Affinché porta avanti il suo progetto e le sue cose che hanno la mente, papà. E ti senta realizzato, padre, che si senta un figlio di Dio, padre, che si senta un figlio del nostro, un fratello del nostro Gesù, come quanto, tutti quanti sentiamo amati e protetti di te, padre. Io non lo sento più solo, papà, quanto ho conosciuto, ho avuto una relazione con te, veramente, papà. E voglio che questa relazione ce l'abbia anche Fabio con te. Che non va a cercare una religione, ma una relazione con te, che parla con te come fosse suo padre per me. Che dice papà, ho bisogno di te, papà, adesso non te la faccio. Vieni in soccorso mio padre, in ogni mio progetto, in ogni mio pensiero, in ogni mia cosa, perché ho nella mente, padre, da solo non ce la faccio. A portare questo peso, padre, darmi una mano, padre. Tu hai portato la tua croce, padre. Padre, ti prego, prendi tutti i peccati, inchiodo adesso quella croce, perché tu non sei più lì, tu sei risolto. Hai lasciato la croce perché noi mettiamo i nostri peccati. E fa che questa sera stessa, Fabio, inchiodi i suoi peccati su quella croce, padre. Libera il suo cuore, padre, libera la sua mente, padre. Libera il suo sangue, padre. Libera tutto il suo corpo completo, padre. Donna di serenità e pace, padre, dentro di lui, padre. Affinché si senta veramente amato da te, padre, anche lui per non sentirsi amare da te, lui si deve inchinare davanti a te e chiederti perdono, padre. Io non so cosa ha fatto della sua vita, padre, ma tu lo conosci meglio di me, papà. Io non sono nulla, padre, senza di te, papà. E lui, senza di te, non è nulla, ma fallo sentire qualcuno, padre. Non fallo più che lui pensi che è una nullità. Che niente nasce per caso, lui non è nato per caso, è nato per il tuo soffio d'amore, padre. Falle capire che hai venuto il mondo per il tuo amore, padre. E se tu non volevi alimentare questo soffio d'amore, lui non era qui adesso a parlare con noi, a parlare con te prima di tutto, padre, perché parla a noi si rivolge a te con il suo cuore, padre. Sogno di quel ghiaccio che ha dentro, padre, mettili un cuore di carne, padre. Affinché che possa capire, Fabio, che non è solo, che non si sente smarrito, che non si sente perso, non si sente deluso. La delusione passa, padre, il tuo amore rimane per sempre, papà, falli capire che non si senta più solo, sia sempre accanto a te, ogni cosa che le pronuncia da quella bocca che sia pronunciato il tuo nome, padre. Che sempre sia benedetto in eterno il tuo nome, operti sempre, domani, oggi, nell'eternità, padre. E ha sempre proclamato il tuo nome, tu sei re del re, tu sei re del mondo, tu sei re di tutto, padre. Noi non siamo niente, padre. Siamo soltanto granelli di senape, padre. Ma tu per ogni granello che c'è su questa terra, ti amo tutti, padre, e tu ti hai perdonati, padre, con la tua misericordia, col tuo amore, con la tua forza che tu hai dentro, padre, che sei figlio di Dio, di Gesù. Gesù, tu sei il nostro fratello. Non siamo soli, padre, si muore una persona, ma tu
ti lasciano, però tu non ci lasci mai, perché tu non sei morto, tu sei Dio vivente, tu sei via la verità, la vita, Padre. Tu, Padre, soltanto deve fare capire le persone, papà, tu sei un libro d'amore che non sprazza di parole, Padre, parla. Che quando dice una cosa è quella, Padre, quando lasci il sigillo rimane nel nostro cuore, scritto Gesù. Ti voglio bene, Gesù. Soltanto il tuo amore, Padre, ci protegge da ogni male, da ogni cosa ci tiene lontano, Padre. E non pensare alle cattiverie degli altri che le fanno, le cose che le fanno, l'altro che le fanno, papà. Tu sei un papà, tu sei giustiziere, Padre, tu sei il giudice. Noi non siamo nessuno per poter giudicare e portare tutto, Padre. Lasciamo tutti nelle tue mani, Padre. Lasciamo tutti sotto il tuo ufficio, Padre. E tu devi fare la giusta misura al posto giusto, al momento giusto, Padre. Perché noi non siamo nessuno per condannare, ma tu non condanni. Tu sei la giustizia, sei la missione celeste, Padre. Tu sei soltanto la giustizia, non condanni. Ti prego, papà, dagli tutto quello che il nemico le ha rubato a Fabio. Restituiscilo, Padre. Restituisci tutto dall'inizio alla fine, Padre. Tutto quello che ci ha rubato il nemico dalla sua mente, Padre. Dagli tutto indietro stasera stesso, Padre. Rivede sua madre, suo fratello, suo papà. Non so io chi ha della famiglia, quanti componenti sono. Ma tutte le persone che lui ama, tutte le persone che sono suoi nemici, Padre, che diventano i suoi amici, Padre, che lui possa benedire anche le persone che ci ha fatto del male, Padre, che lui le può benedire grandemente, Padre, e dopo tu sai la giusta misura che ha fatto del male a Fabio. E basta che nel suo cuore lui abbia questo amore dentro che può perdonare, Padre. Se lui perdona loro, tu perdoni 7 volte 7, Padre. Ti prego, papà, dammi questa forza di buttare via questo, non dico odio che prova dentro, ma avrà tanta rabbia dentro del suo cuore, magari perché le persone l'ha deluso, la famiglia l'ha deluso, la ragazza, non so, gli amici, le amiche, tanti parenti, non lo so quante delusioni ha preso quel ragazzo nella tua vita. Però, Padre, quelle delusioni che vi ho preso, trasformale in amore, Padre. Amen. Le balsamo da momento del suo cuore, Padre. Riscalda quel cuore, Amen. Padre. Riscalda, Padre, tutti i suoi punti deboli, Padre, che tu fai, Padre. Riscaldali tutti quanti, Padre. Lavalo completamente, Padre. Con il tuo sangue benedetto, Padre, che hai versato per i nostri peccati, Padre. Lavalo, puliscialo, sbianca la sua casa, sbianca la sua famiglia. Sbianca i tuoi progetti, Padre. Ognuno che ci ha messo cattiveria addosso, Padre, togli tutte quelle cattiverie che ci hanno buttato addosso, Padre, ligali, Padre, dentro dell'inferno, Padre, perché ci siamo chiudati là sotto, Padre. Pensa quelle catene che ci ha fatto qualcosa, che lo tengono legato, che non è capace di liberarsi, Padre, e spezzali quelle catene, spezzali nel nome potentissimo di Gesù. Gesù, tu sei grande. Spezza tutto quanto, Padre, spezza, butta negli inferi tutto quanto, Padre. Tutte le cose che non vengono da te, che non derivano da te, e derivano dal nemico, Padre, tu lo sai, spezza tutte le vie, Padre. Tutte le cose che non gli appartengono, Fabio, sono le cose di maligno, Padre, non è roba tua, Padre. Togli tutto quello che hanno la sua mente, Padre, tutto quello che le fa pensare cose strane. Togli di quei pensieri brutti, metti i pensieri buoni, Padre, nel suo cuore, nella sua mente, Padre. Le volte che alza gli occhi al cielo e guarda il tuo volto, Padre, sopra, che sia sempre benedetto il tuo nome, Padre, ogni volta che tu lo puoi vedere, Padre, lo puoi ritornare, che lui dice sempre, Abba, Padre, grazie, grazie, Padre, per questo giorno, grazie perché vado a letto, grazie perché mi alzo, grazie per ogni cosa che tu mi metti davanti, papà, e fammi vedere le cose con i tuoi occhi. E lui deve dire queste cose, papà, fammi vedere le cose con i tuoi occhi, papà, ti prego, non farmele vedere con i miei, perché i miei possono sbagliare, ma i tuoi sono giusti, papà. Dammi la forza, dammi la grazia, dammi la potenza, padre. L'amore che tu hai, dammela a me, io lo posso distribuire agli altri, affinché possano capire chi sono. Che Dio ti benedica grandemente, Fabio. E la tua famiglia più oggi di benedizione. Amen, gloria Amen. A Dio. Amen, gloria a Dio. Per te, Signore. Grazie, Signore, per questa benedizione che tu hai mandato a Fabio stasera, in tutte le qualità.
da suo padre, da te, papà, da Francesca, da me e ancora padre. Cos'altro vuoi fare? Bellissime parole, Francesca. Bellissime. Amen. Sono mi ascolto nel cuore così. È mio padre che me ne mette sulla bocca per prima te. Per ringraziare mio padre. Bellissime, comunque bellissime. Fabio, queste parole le puoi dire tu domani. Se tu stasera ti inginocchierai e farai una promessa a Dio attraverso Gesù, falla. Apriti, amore mio, tu è un anno e mezzo che sei con me, un anno e mezzo magari. Ti devi aprire questa sera, apriti. Devi aprirti completamente, devi piangere se necessario. Devi dire a Gesù, Gesù, apri il mio cuore stasera quando vai a letto. Diglielo a Gesù, Gesù, apri il mio cuore. Fai che io possa diventare come quello che hai fatto a Francesca. Francesca era morta, tu la conosci. Francesca mangiava un grissino al giorno e beveva birra e alcol e sigarette. E stava per morire. Pastiglie, farmaci, psichofarmaci. E quando ha sentito per caso una live, non so dove l'ha sentito, se è Facebook, non lo so dove l'ha sentito, si è aggrappata a Dio, a Gesù e a me, ed è guarita. E adesso aiuta le persone. Tu sarai lo stesso se tu farai questo. Questa notte fallo. Fallo, perché fai contento tuo papà, perché tuo padre è felice che tu farai questo. Faglielo vedere a tuo padre che farai questo sforzo, e se lo fai, lo fai per lui, perché lui sarà onorato. Diglielo, papà, lo faccio per te. Stasera mi inginocchierò e darò gloria a Dio e a Gesù. Amen. Amen. Bene, adesso leggerò qualche altro versetto da Isaia 50. Se avete una Bibbia, prendetelo. Se non l'avete, ascoltate. Chiunque è nella live, ci sono tre live aperte. Chi è nella live, prenda Isaia 50. Diremo qualcosa. Angelo, ti dispiace che vi lascio, che sì? Oggi sono veramente molto stanco, veramente molto stanco. Va bene, vai tranquillo. Perché oltre ad essere stati ieri sera, oggi a pranzo, sono stanchissimo, sono veramente. Vai tranquillo, Fabio, vai a dormire. Noi pregheremo ancora per te durante... Poi è pure tardi, quindi... Sì. No, tardi no, però... Ok. Mi stanno crollando gli occhi dal sonno. Ti stanno crollando gli occhi, io lo so, perché il Signore ti ha toccato e ti ha tolto tutto quel peso, ti senti stanco perché ti ha tolto il peso. Adesso ti puoi rilassare. Vai. Perché adesso lui ti fa rilassare e vuole fare dormire, che tu dormi con le sue braccia. Vai e domani ti sentirai un po' più diverso. Quando dormi, cerca di non toccarti i capelli quando ti svegli, va bene? Se no, altrimenti, se hai un... Non mi devo toccare i capelli? No, almeno finché metti questo contatto con tuo papà. Metti un fazzoletto, così, perché c'è il rischio che quando ci svegliamo... istantaneo ci viene di toccarci i capelli, hai capito? Sì, viene distinto, sì, esatto. Allora, se metti un fazzoletto, prendi un fazzoletto grande e te lo tacchi nei capelli, va bene? Non devi toccare i capelli, così ti ricorderai tutto. Magari quando ti ricordi tutto, mettiti un quaderno vicino o un libricino vicino e ti scrivi magari che ti appunti il sogno,
Hai fatto. Se non è stasera è domani, ok? Se non è stasera è domani, non ti preoccupare. Sì, sì, certo. Domani, dopodomani, quando ti viene un sogno... Quando vuole arrivare, sì. Io aspetto. Basta che tu accenni il sogno, quattro parole. Se riesci a scriverlo tutto, è ancora bello, va bene? Ok, dai, buonanotte, Dio ti benedica, ok? Ci sentiamo quando tu vuoi. Quello che ti dico è non abbandonare queste live. Il mondo, no, per carità. Quello che ti dà il mondo è niente. Ascoltami, Fabio. Qui potrai diventare il più grande uomo del mondo. Perché non segui me, segui Gesù, segui Dio. E adesso c'hai un'altra persona che ti guarda da lassù, tuo papà. Amen. Ok, buonanotte Fabio, Dio ti benedica. Buonanotte, grazie. Prego. Buonanotte Fabio, Dio ti benedica, no, buonanotte. Non dire niente a nessuno, grazie, va tutto. Bene? Ti raccomando, non dire niente a nessuno, perché le persone non possono capire quello che ti è successo. Mai possono capire, anzi ti prendono per fanatico. Ok, buonanotte, chiudi. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Grazie di tutto. Niente. Ciao. Soprattutto a Gesù devi ringraziare. Bene, qui adesso vorrei parlare di alcuni versetti. Non ce la facciamo tutto perché è tardi. Ma dove arriviamo mettiamo un punto. E qui... In Isaia 50 dice: rimproveri del Signore al suo popolo. Vorrei dire due parole di preghiere per questi quattro versetti che dovrei leggere, così il Signore ci rinforzerà. Fratello Eternitate, se vuoi salire ti sto invitando, se te la senti. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore tuo e nell'amore del tuo figlio vorremmo pregare per questi versetti che leggeremo in Isaia 50, Padre. Benedicici, Signore, mette le tue parole nella nostra bocca e nelle orecchie dei fratelli e sorelle che ascoltano in tutto il mondo, sia stasera che anche domani, che tutti i giorni, finché sarà nel rullo e sarà in YouTube, dove sono con mia moglie accanto. Grazie, Padre, nell'amore santo del tuo figliolo Gesù. Amen. E qui rimproveri del Signore al suo popolo, dice dal primo versetto, così parla il Signore, dov'è la lettera di divorzio di vostra madre, con cui io l'ho ripudiata, oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti, per i vostri misfatti vostra madre è stata ripudiata. Qui è un appello che il Signore rimprovera. Dove dice la lettera del divorzio che avete fatto? Rimprovera che non ha ricevuto una diffida
il Signore da questo popolo. Loro si sono separati senza fare un preavviso al Signore. Non male, io qui sto andando via dalla Germania. 3 mesi prima ho disdetto la casa, se non altrimenti dovevo pagare 3 mesi di casa. Se io per caso giorno 7 di gennaio parto, se non facevo questo Abmeldung, si dice qui in Germania, e in Italia si dice preavviso di licenziamento della casa, oppure il preavviso della connessione che ho qui in Germania. Se non la facevo 3 mesi prima, dovevo pagare 3 mesi di denaro dopo, quando licenziavo la connessione. Oppure la televisione. Se non facevo 3 mesi prima, ciao Dimico Immacolata, Dio ti benedica, abbiamo pregato per te poco fa e per la tua famiglia, che il Signore sia con te. Se non facevo questi preavvisi, oppure mi avevano dato diversi giardini comune e io li coltivavo, se non li pulivo perfettamente bene e non facevo il preavviso di 3 mesi prima, io, se giorno 7 dovrei partire, che parto giorno 7 di gennaio, a me mi richiamavano 3 mesi di tutte queste cose da pagare. E il Signore dice qua, dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con cui io l'ho ripudiata? Punto interrogativo. Quando la madre di questa famiglia, che sarebbe il suo popolo, se n'è fregato di Dio, si è allontanato tutta una volta, l'ha mandato a quel paese, questo famoso Dio, e magari si è messa a fare la donna di strada e ha lasciato anche i figli in mezzo alla strada. Oppure dice, a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Forse Dio vi ha venduto a qualche creditore, dice a questo popolo, tramite Isaia 50, in questo capitolo, nel primo versetto, no? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti. Ecco, loro hanno sbagliato, abbandonando Dio, senza preavviso, senza chiedendoci, Signore, guarda che io mi dispiace, io non ce la faccio a stare con te e me ne voglio andare via. Ti do il preavviso, non ti dispiacere, Dio mio, ma io me ne devo andare per la mia strada. Magari scritto di pugno, invece no. Hanno abbandonato questo Dio e se ne sono andate per i fatti suoi. Addio alla sventura. Per i vostri misfatti, vostra madre è stata ripudiata. Quella donna, la madre, è stata ripudiata per i peccati che ha fatto. Ma non che Dio
l'ha ripudiata. Perché Dio non ripudia nessuno, perché questo Dio, vi posso garantire io, perché lo conosco bene adesso. Prima non lo conoscevo questo Dio. No, non lo conoscevo. E non è molto che conosco Dio così. Stasera mi voglio aprire apertamente con tutti. Non è molto tempo che conosco questo Dio così bene. E vi posso dire che Lui non ripudia mai nessuno. Siamo noi che ci allontaniamo da Lui e il nostro peccato ci fa sentire in colpa. Sapete la storia di Adamo ed Eva? Adamo ed Eva uscivano nel giardino ed erano insieme con il Signore Dio Onnipotente, passeggiavano insieme sul giardino. Adamo ed Eva erano vicini a Dio, lo vedevano e Dio li toccava e li plasmava. Avete capito? Dio li toccava e li plasmava, erano in contatto con Dio, vivevano vicino a Dio. Quando hanno mangiato il frutto, che era proibito, loro si vergognarono subito e si nascosero. Si perse la comunicazione con Dio e si nascondevano perché avevano vergogna. Ecco perché questa donna, che raffigura il popolo di Dio, si vergogna da Dio, perché questo suo popolo si è dato alle immagini, alle sculture, alla vita bella, e non voglio nominarla perché d'oggi in poi non voglio più nominare queste cose, perché alcune persone mi hanno nominato in TikTok e TikTok mi ha avvisato che parlo troppo libertino e non devo parlare troppo libertino, e d'oggi in poi mi vedrete diverso, però mi farò capire lo stesso. In sostanza utilizzerò dei segni della mimica, che entrerò dentro di voi lo stesso e arriverò fino all'ultimo estratto all'interno del vostro cuore, nelle vostre viscere, nel vostro cervello. Lo stesso, ma con più delicatezza, senza che nessuno potrebbe più scrivere a TikTok che qui nelle mie live potrebbe esserci qualcosa che non va. D'ora in poi marceremo così. In sostanza vi penetrerò lo stesso con altri sistemi per aiutarvi. Questo popolo non ha dato un preavviso a Dio, neanche Adamo ed Eva dettero un preavviso dicendoci a Dio: oh Dio nostro, guarda che c'è
qua un tizio che tutto il giorno mi rompe l'anima e vuole che io mangio questo frutto. Non l'hanno fatto, perché se lo facevano, questo Dio meraviglioso, così grande, lo scacciava dal paradiso questo verme di Satana, lo rinchiudeva subito. Avete capito dove sta il problema dell'umanità? E perché non ci confidiamo con il nostro papà? Come loro erano così in contatto con questo Dio, dovevano dirgli: Dio mio, qui c'è qualcosa che non va. Noi stiamo tranquilli, tranquilli qui e c'è qualcuno che viene a molestare la nostra mente, specialmente Eva, sapendo che questo Dio gli diceva: guarda, che tutto ciò che è qui in questo giardino potete mangiarlo. Qualsiasi frutto che c'è potete mangiare, solo questo albero non lo dovete toccare, perché nel momento che lo toccherete e lo mangerete, voi morirete. Ma Dio non gli disse che morirete spiritualmente, ma Satana trovò questo gioco per sorprendere Eva. Eva, quando parlò con questo serpente che raffigurava Satana, gli diceva: come, Dio vi ha detto che non potete mangiare qualcosa di questo giardino? Eva dice: tutto possiamo mangiare da questo giardino, tranne un albero del bene e del male che c'è qui, che ce l'ha proibito. Ma no, dice il serpente, Eva, guarda che Dio non ti ha detto la verità. La verità sta che voi non morirete. Anzi, quando mangerete questo frutto, voi avrete qualcosa in più. Si apriranno i vostri occhi e ci vedrete meglio. Satana ci diceva la verità. Guardate, Satana gioca d'astuto. Satana trova i trabocchetti nell'astuzia, come voleva giocare con Gesù, quando ci disse: buttati da questo mondo, dato che sei figlio di Dio, ti manderà una legione di angeli a soccorrerti. Vedete come usa Satana? Quando Satana in quest'anno si è messo vicino a mia moglie e me l'ha messo contro, mi diceva a me: non vedi che tua moglie non ti tratta più bene, non ti vuole bene? Vedi come tua moglie si è girata completamente da te? Non vedi che non ti ama più? Non vedi come ti tratta? Lasciala.
Vedete cosa mi diceva? Lasciala. Ma sai quante donne ci sono? Sapete, Satana gioca d'astuzia. Nel momento prima mette il preambolo davanti a voi, tramuta le cose come vuole lui e poi vi aggancia e vi stordisce. Ma se noi ci lasciamo trasportare come Eva si è lasciato trasportare, come questo popolo di Dio si è lasciato trasportare dai vizi e da tutte queste cose che ci sono in internet, che alludono, e non li nomino più perché vi ho avvisato che da oggi in poi non nomineremo niente, ma penetreremo ancora più meglio in profondità. Avete capito? In profondità. Fino alle viscere del vostro cervello, del vostro cuore. E andremo a dare aiuto, sostegno, cambiamenti di ogni genere. Ma questo popolo si è lasciato trasportare quando Satana li coglie mentre il marito si è lasciato andare con una donna in internet e ha provato quello che ha provato, e magari la moglie per puro caso vede il cambiamento del marito e lo controlla, magari ci guarda il telefonino, ci guarda i messaggi e trova qualche messaggio un pochettino a modo non piacevole. Satana ci va vicino alla moglie e ci dice: guarda quello che ha detto a me, vedi tuo marito ti tradisce. Ma quel aggancio al marito ce l'ha procurato lui, Satana. Prima procura l'aggancio a un interlocutore, o alla moglie o al marito, e poi va nell'altro sesso e dice: guarda cosa ha fatto tua moglie, o guarda cosa ha fatto tuo marito. Lui gioca d'astuzia. Quando è venuto a me, mi ha detto: non vedi tua moglie che non ti ama più? Guarda, prova disgusto di te addirittura. Lasciala. Sai quante donne ci sono qua? Ma perché l'ama ancora? Io non mi ho lasciato andare. Io ho detto: vattene via, va retro, Satana. Lasciami tranquillo con il mio Dio, che ho apprezzato per il sangue di Gesù. Scappa via da me e allontanati. E da quel giorno lui non è venuto più a disturbarmi. Avete capito? Non è più venuto a disturbarmi. E quando stavo facendo la canzone a mia moglie, e l'avete visto, ed è messo e questa canzone l'ho messo dentro YouTube, che chiunque entra dentro YouTube la trova e suona anticipatamente questa canzone. E l'ho fatta dopo questo discorso di Satana, per dar gloria a Dio per la forza che mi ha dato. Amen. Ora, parlando con voi, quando siete attratti da qualcosa, non dovete in un modo o nell'altro essere preoccupati, non dovete. Dovete lasciare spazio a Dio, a Gesù che vi plasma. Se ci avete qualche cosa,
Confidatevi con Dio, confidatevi con Gesù, perché... Buonasera. Buonasera Michela. Buonasera. Come stai? Chi è Michela? Michela, Trevor Michele. Sì. Michele. Michela, è una donna. Forse, donna. Forse che non può parlare bene. Comunque Michela, se non puoi parlare chiudi il microfono. Poi mi chiami in privato in caso, va bene? Puoi prendere il numero di telefono, puoi prendere il numero di telefono nel mio sito e il mio sito lo vedi. Italiano? Italiano, sì.